La tecnologia ha portato nelle nostre case molti dispositivi mobile che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. Ci riferiamo a smartphone e tablet, ma anche a dispositivi come action camera e hard disk, tanto piccoli quanto capienti. Spesso ci troviamo a collegare questi prodotti ai nostri computer per archiviare foto, video, musica e documenti di ogni genere. Ci potremmo quindi trovare nella posizione di non avere abbastanza porte di connessione per tutti i dispositivi. Egtronic, piccola azienda modenese, propone Hubbit, un dispositivo modulare che permette di collegare i nostri dispositivi al PC, ma contemporaneamente anche di ricaricare dispositivi come smartphone e tablet. Nella confezione base troviamo tre porte USB 3.0 e quattro moduli di ricarica e trasferimento dati dedicati ad altrettanti connettori diversi, uno micro USB, uno mini USB e due per i dispositivi di casa Apple, dock 30 pin e Lightning. Abbiamo parlato di confezione base perché Hubbit è configurabile a piacimento secondo le nostre necessità. I moduli di ricarica sono infatti estraibili ed intercambiabili. Egtronic mette a disposizione diverse cartucce di connessione per i diversi utilizzi, dal Nintendo DS al PlayStation Vita e PSP fino ai vecchi connettori Nokia. Di particolare interesse è però la cartuccia Qi Wireless Charger, che ben si abbina con i prodotti del Wireless Power Consortium. Acquistando questo modulo ed il ricevitore apposito per il nostro smartphone, potremo ricaricare la batteria semplicemente appoggiandolo sopra il prodotto. Hubbit eroga una potenza di circa 20 W, sufficienti per ricaricare molti device e nel mentre copiare file da un dispositivo all'altro sfruttando lo standard USB 3.0 che Hubbit offre. Egtronic sta lavorando a molti altri moduli di espansione per andare sempre più incontro alle esigenze dell'utente. Questo è un progetto nuovo che può essere facilmente adattato alle esigenze future. Hubbit viene commercializzato a 79,99 €, le cartucce di ricarica e parti di ricambio sono disponibili direttamente sul sito del produttore.